Buongiorno e benvenuti a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova puntata di JSBach.it Consiglia. Oggi abbiamo con noi Luigi Attademo, che ci presenta il suo disco JSBach Guitar Music. Do quindi il benvenuto a lui e al mio collega Matteo Nobile, che vi presenta subito il nostro ospite. Grazie e buongiorno a tutti. Considerato come uno dei più importanti chitarristi della sua generazione, Luigi Attademo inizia la sua parabola artistica laureandosi al Concours International d'Exécution Musicale di Ginevra. Nato nella scuola del chitarrista-compositore Angelo Gilardino, conta tra i suoi maestri Giovanni Guanti, Julius Kalmar, Alessandro Solbiati e Emilia Fadini. Dedica la gran parte della sua attività alla musica da camera e a progetti monografici, tra cui la registrazione integrale delle suite per liuto di Bach e l'integrale delle opere di Niccolò Paganini per chitarra sola, per la prima volta suonata integralmente su una chitarra storica per Brilliant Classics. La sua discografia di 15 dischi comprende inoltre monografie dedicate alle sonate di Domenico Scarlatti, alle opere inedite dell'Archivio Segovia, ai quintetti di Luigi Boccherini, un disco dedicato a Piazzolla e al disco A Spanish Portrait dedicato alla musica spagnola. Come musicologo ha curato la catalogazione dei manoscritti segoviani, rinvenendo opere sconosciute di autori come Tanzmann, Paissa, Cassadò. Tra i progetti degli ultimi anni, il duo con il violista Simone Gramaglia, la realizzazione di El Cimarrón di Enze, l'esecuzione del nuovo lavoro di Alessandro Solbiati, il concerto per chitarra e 15 strumenti, a lui dedicato. Nel 2022 è stato artista invitato alla convention della Guitar Foundation of America e ha tenuto in ottobre lezioni per celebrare il bicentenario della nascita del chitarrista-compositore Giulio Regondi alla Royal Academy of Music di Londra. Attualmente è docente presso il Conservatorio Bruno Maderna di Cesena e la Scuola di Musica di Fiesole. Ha pubblicato due lavori dedicati a Bach, il nuovo CD per Brilliant, Bach Music for Guitar, e una nuova antologia di trascrizioni per chitarra edita da Ricordi. Ed è proprio di questo disco Bacchiano che vogliamo anche parlare con te oggi, Luigi. Quindi volevamo chiederti appunto cosa puoi raccontarci sul processo creativo che ti ha portato a questo disco, dagli elementi che ti hanno dato spunto e ispirazione, passando appunto anche dalla scelta dei brani all'interpretazione stessa. Beh, innanzitutto vi ringrazio dell'invito e faccio un saluto a chi ci sta ascoltando. E certo, per un musicista, un compositore come Bach ovviamente rappresenta una stella, un punto di riferimento. E quindi più volte mi sono avvicinato a questo compositore. Devo dire che questo progetto nasce abbastanza casualmente, perché il direttore della Brilliant, Peter Van Winkel, mi ha contattato chiedendomi di fare un nuovo progetto per loro su Bach, considerando anche che il mio precedente disco con le suite per liuto non è più in ristampa e quindi era interessato a qualcosa di nuovo. E mi ha proposto lui stesso una lista di pezzi di composizioni di Bach che sarebbe stato bello poter sentire sulla chitarra. Quindi in realtà, diciamo, devo a lui il primo, stimolo su questo nuovo progetto. E in realtà, devo essere sincero, molti di questi pezzi, molte di queste composizioni, che sono famose di Bach, non ho mai pensato prima di trascriverle, non ho mai pensato prima di trascriverle, e anzi, penso anche di aver escluso che avrei mai trascritto qualcosa di questo tipo. Mi riferisco in particolare alla Toccata e Fuga in Re minore, che è, diciamo, il pezzo più in evidenza di questo progetto, insomma, anche per tante ragioni che magari poi spiegheremo più dettagliatamente. Però effettivamente, dall'altra parte, questa richiesta mi ha fatto pensare che forse ci potevano essere degli spazi di ricerca su questo repertorio. E un po' andando a recuperare brani della tradizione, opere suonate nella storia della chitarra e già consolidate, un po' innovando, introducendo nel programma dei brani che non dico fossero inediti, ma
erano comunque poco suonati, sia per la particolarità del brano stesso, sia perché si tratta di un repertorio magari meno affine alla chitarra. Insomma, un po' alla volta mi sono convinto che in realtà potevo trovare delle motivazioni di interesse dal punto di vista interpretativo e dal punto di vista strumentale, dal punto di vista anche del lavoro di trascrizione. Poi il punto è questo: la trascrizione è qualcosa che è strettamente legato all'interpretazione. Quindi, di fatto, quando si trascrive, non si deve pensare di riprodurre sul proprio strumento qualcosa che abbiamo già ascoltato nel migliore dei modi sullo strumento originario. D'altro canto, l'ideale del trascrittore è quello di tenere in equilibrio, diciamo, la riuscita della trascrizione dal punto di vista strumentale, quindi di valorizzare al massimo il proprio strumento e mantenere l'identità dell'opera, possibilmente dando la possibilità di scoprire diciamo, qualcosa di nuovo, cioè creando una specie di valore aggiunto alla trascrizione che si può fare, sapendo che appunto l'opera nella sua forma originaria sarà comunque perduta nella sua interezza. E quindi cercando questo equilibrio e cercando di trovare delle cose nuove, mi sono mosso nella direzione anche di andare a confrontarmi con delle cose che potevano sembrarmi tempo fa anche assurde, come appunto la toccata e fuga in re minore che tutti noi conosciamo, che è l'icona un po' anche per il grande pubblico, no, della musica di Bach, e che paradossalmente da alcuni musicologi non è ritenuta di Bach, oppure di un Bach per altri versi giovanile, non ancora nella piena identità di quello che è conosciuto come grande compositore di musica strumentale, eccetera eccetera, no? Quindi questo è anche stato interessante, e da questo movente diciamo ho cercato di, restando a questo brano di cui sto parlando, ho cercato di ritrovare nella scrittura di questa opera il suo carattere non organistico. Alcuni ritengono anche che questo pezzo non sia stato scritto per organo, ma forse prima per violino. C'è una trascrizione anche per violino solo di questo brano, abbastanza recente, quello che ho ascoltato, magari ce ne sono anche altre, e mi sembra che nella scrittura di Bach ci siano tanti spazi per valorizzare questo aspetto. D'altronde non è il primo caso, no? Lo sappiamo con precisione che Bach ha trascritto la fuga della prima sonata per violino sia per liuto e sia per organo. Questa anche traccia è molto importante, perché effettivamente se lo stesso Bach faceva queste cose, forse anche noi possiamo pensare di seguire questa strada, ovviamente con le giuste cautele, cercando di ritrovare, approssimarsi il più possibile al suo pensiero, alla sua musica. Infatti, parlando proprio di queste scelte di repertorio, visto che nel tuo più recente disco, J.S. Bach Guitar Music, una parte dei brani proposti esula dal repertorio bachiano solitamente adottato per chitarra, ovvero al di fuori delle partite per liuto, violino e violoncello, quali sono secondo te le problematiche che deve porsi il chitarrista dinanzi a delle trascrizioni senza precedenti di lunga tradizione? Ed è questa la nuova frontiera della musica di Bach per chitarra? Ma io sono molto legato all'aspetto del come fare le cose. Cioè, non penso tanto che si tratti di trovare delle nuove frontiere a livello di repertorio, anche perché ovviamente il repertorio è un'occasione, può essere a volte anche un'occasione persa, però è un'occasione per riuscire a scoprire delle cose di se stesso, dello proprio strumento, e ovviamente dell'autore prima di tutto che si va a suonare, a interpretare. Quindi sicuramente dopo aver fatto l'integrale delle suite per liuto sulla chitarra ero stimolato a cercare qualcosa di diverso, e a volte nei momenti di
di entusiasmo, eufemisticamente dicendo così, uno è portato anche a pensare che si possono trascrivere delle cose che sono realmente intrascrivibili, no? E proprio nel fatto che di questo elenco che mi ha mandato Peter Van Winkel, alcune cose che anche sono state trascritte da altri sulla chitarra, ho pensato che non fosse il caso di trascriverle, perché c'erano degli aspetti che la trascrizione mi avrebbe portato a mettere in ombra, che non mi interessava, diciamo, lasciare alle spalle. Mi interessava invece sottolineare alcuni aspetti della musica di Bach. Tornando al come, questa per me è la grande lezione che mi ha lasciato Emilia Fabini, che appunto mi permetteva di lavorare con lei sulla chitarra, quindi non è che io suonassi il clavicembalo o un strumento a tastiera. Però il punto non era che cosa io suonavo, ma come lo suonavo. E questa necessità di studiare, di approfondire per approssimarci a quella che è la dimensione musicale dell'autore, ovviamente un autore lontano nel tempo ha bisogno di molto più studio e sicuramente il grado di approssimazione può essere maggiore, però noi siamo interpreti del 2023, quindi non possiamo pensare di utilizzare le informazioni che abbiamo, le conoscenze che abbiamo storiche, solamente per ricostruire un passato. Dobbiamo far vivere il passato nel presente. Questa fusione di orizzonti storici tra l'interprete e l'autore, diciamo, è un po' il nucleo anche di questo lavoro. Per cui, ritornando proprio alla domanda specifica, penso che sia interessante trovare delle cose nuove, ma se dietro questa ricerca non c'è solamente la necessità di trovare qualcosa di nuovo, ma c'è la scoperta di un'occasione per sviluppare un discorso interpretativo. Forse questo discorso che facevi nella domanda poteva essere molto più sentito da grandi pionieri come André Segovia, che infatti nella sua operazione di ricreazione, di estensione del repertorio chitarristico, ampliò moltissimo la musica di Bach nei suoi programmi, proprio perché aveva capito che quella era una chiave molto importante per poter parlare non solo al pubblico, ma anche a altri musicisti che ovviamente hanno in comune con il chitarrista questo territorio. Non so se la passando invece a una passando invece ad ascolto del più tradizionale repertorio, vi proponiamo il preludio della prima suite per violoncello in sol maggiore, BWV 1007. Thank you.
Grazie per questo bel esempio musicale, appunto, di questo disco, questo primo esempio che abbiamo appena ascoltato. Alcuni dei brani, tra cui appunto anche questo esempio, scelti per questo tuo disco, sono proprio dei, diciamo, greatest hits del repertorio bacchiano, tra cui appunto l'aria delle variazioni Goldberg, la toccata e fuga in re minore originariamente scritta per organo, o la ciacona originariamente scritta per violino solo. Cosa hai scoperto tu stesso interpretando questi brani? E qual è il lato nuovo, diciamo? Quali sono gli elementi inaspettati di questa tua lettura che la rendono diversa dagli altri? Sì, un po' prima accennavo alla toccata e fuga in re minore, che forse è stato, diciamo, il lavoro più grande, e lì quello che appunto ho cercato di trovare è questa affinità con la scrittura dello strumento a corda. E quindi sottolineando gli aspetti più improvvisativi, più monodici anche di quella scrittura. Infatti poi una toccata e fuga con una fuga particolarmente strutturata, non è così canonica e contrappuntisticamente non è così impegnativa. Ovviamente ho dovuto fare degli interventi sul materiale originario. Però penso che l'operazione che dicevo prima, cioè quello di valorizzare l'aspetto strumentale, tenendo in piedi, diciamo, e facendo vivere l'identità dell'opera in un altro strumento, penso che sia stata efficace. Io personalmente, innanzitutto, ho scoperto una propensione a confrontarmi con delle cose che forse tempo fa, anche per un atteggiamento più rigido, ideologico, avrei escluso. E quindi questa è stata una cosa positiva anche per me come interprete, quella di non precludermi nessuna strada, anche su questo repertorio che ritengo estremamente importante e dove ci si deve muovere con grandissima cautela. Perché chiaramente una cosa è trascrivere una canzone di Piazzolla e un'altra cosa è trascrivere l'aria delle variazioni Goldberg. E tra l'altro, appunto, molte volte, per esempio, il pezzo che abbiamo appena ascoltato, c'è il problema di trasformare un pezzo scritto originariamente per uno strumento essenzialmente monodico come il violoncello o il violino. Su uno strumento che invece è armonico, come anche la chitarra, ha delle possibilità contrappuntistiche, sebbene limitate. E però, d'altro canto, sappiamo che la musica di Bach su questi strumenti è straordinaria anche perché Bach implicitamente nella scrittura lineare ha incluso l'armonia, il contrappunto. Quindi anche qui è stato difficile trovare un equilibrio e fermarsi per me nel momento giusto quando svelare troppo di ciò che era scritto implicitamente dall'autore sarebbe stato, come dire, quasi violare la sua genialità. Quindi gli interventi in questo senso sono stati contenuti, no? Ci sono altre varie trascrizioni, per esempio di questo preludio che abbiamo ascoltato, quella di Segovia, che Segovia suona già nel 35 la prima volta, ricca di aggiunte armoniche, bassi, eccetera, eccetera, come si faceva anche un po' all'epoca, no? Senza tanti problemi rispetto a quella che era l'origine del testo e il suo contenuto, diciamo, storico. E d'altro canto, quando si trascrive un pezzo per tastiera, per cembalo, come può essere l'aria delle variazioni Goldberg, lì abbiamo una ricchezza armonica. E in qualche modo bisogna fare un'operazione inversa, cioè quasi quello che ha fatto Bach, cioè su alcune linee cercare di creare una sintesi per cui la chitarra impoverisce la scrittura, però mantiene giustamente quell'architettura che sta alla base, dal punto di vista armonico e contrappuntistico, del pezzo. Quindi
è stato anche un gioco in questo senso, no? Cercare di confrontarsi con la scrittura bachiana, che è ovviamente straordinaria, non lo devo dire io, però trovando questi equilibri. E poi un'altra cosa che è importantissima, che mi ha guidato molto nel lavoro, ovviamente prende anche il libro di trascrizione che ho fatto, anche se non è un libro con dei riferimenti bibliografici tipicamente di un'edizione critica, parte da, ovviamente, da un mio studio sui manoscritti di queste opere che ho trascritto. È interessantissimo, anche per me come interprete, vedere quanta varietà c'è nella scrittura di Bach sui vari strumenti e come sul proprio strumento sia necessario non, come dire, appiattire questa varietà, ma piuttosto potenziarla e, se possibile, anche radicalizzarla, con gli espedienti però tipicamente che abbiamo più a disposizione sulla chitarra. Voglio dire, questo anche riguarda per esempio l'ornamentazione, che deve essere necessariamente più contenuta, più idiomatica rispetto allo strumento che suoniamo, che non è una tastiera e quindi ha meno facilità di creare di moltiplicare le note sulla linea melodica. Certo, e possiamo solo immaginare, lei adesso ha parlato appunto, tu hai parlato degli arrangiamenti per di pezzi scritti comunque per uno strumento. Il prossimo ascolto è sempre un, diciamo, greatest hit di Bach, del repertorio bachiano, ma si tratta appunto di un pezzo per orchestra, ovvero l'aria della terza suite in re maggiore. Quindi adesso lo ascoltiamo e poi magari vuoi dirci anche due parole sulle particolarità di quella trascrizione lì. Va bene. Thank you.